problema spinoso questa sera all'infedele. Già centinaia di messaggi arrivati sul blog www.gadlerner.it, tante domande, tante storie. Non a caso, lo noterete, una presenza femminile dominante, non a caso, e ahimè non a caso anche per la prima volta una copertina strappata. Strappata perché è serpeggiato l'antipatico dubbio nel corso dell'ultima settimana, dopo che la Camera dei Deputati, con una maggioranza meno scontata e meno larga di quanto gli schieramenti solitamente non dicano, 256 a 246 con un astenuto, ha approvato una mozione il cui primo firmatario è Roberto Cota, capogruppo della Lega Nord appunto alla Camera dei Deputati, che ha lasciato intendere la possibilità di una separazione dentro al tema spinoso, dicevo, della fatica che il più potente strumento di integrazione sociale che conosca la nostra Italia, cioè la sua scuola primaria, fatichi appunto, non regga più nella esperienza quotidiana di tanti bambini e studenti immigrati che compongono le sue classi. Io però non comincio da Cota, io comincio da una dottoressa, la dottoressa Sandra Aghiei Chiereme. Buonasera a tutti. Benvenuta, dottoressa, in che cosa? In scienze politiche. Con che votazione? 110. Complimenti. Grazie. All'Università di? Di Padova. All'Università di Padova si è laureata da dove viene? Glielo devo chiedere. Dal Ghana. Dal Ghana? Sì. Dove è nata? Sì. E poi in Italia da quanto? Da 19 anni. Guardi, io l'ho conosciuta per via di una birichinata che lei ha fatto quel giorno, è stato un giorno di festa quello... Che mi hanno fatto, è meglio dire così. Che birichinata le hanno fatto, ci racconti? Praticamente a Padova si usa travestire il neolaureato, appunto si usa travestirlo e mi hanno vestita da leghista. L'hanno vestita da leghista? Sì. Vabbè, lei si è prestata, insomma, sì, le ha dato sì. Un certo gusto, perché? Perché praticamente i miei amici conoscono i problemi che abbiamo e quindi hanno voluto cercare di farmi ridere di questo problema che abbiamo appunto e... Un giorno di festa hanno voluto farmi questa cosa. Una bella soddisfazione immagino per i suoi genitori. Lei è la prima laureata della famiglia? Sì. Cosa fanno i suoi genitori, se posso chiedere? Sì, mio papà fa l'operaio e mia mamma è casalinga, fa la domestica. Sono stati loro a insegnarle l'italiano? No, l'ho imparato a scuola. Come? Dunque, lei è arrivata a 4 anni? Sì. Senza sapere una parola? Ovviamente. Qual è no. La lingua che parlate in casa? Ne parliamo diverse, praticamente io e mio fratello, perché ho un fratello più piccolo, parliamo in italiano, io con i miei genitori parlo in italiano, i miei genitori tra di loro parlano in ghanese e quindi è tutto un mix di lingue. Oggi ci rivolgiamo a lei come a una dottoressa appunto, oltretutto laureata a pieni voti. Ma allora la bambina appena arrivata dal Ghana, come ha fatto e quanto tempo ci ha messo a ambientarsi nella scuola, a capire quello che le dicevano gli insegnanti? Praticamente poco, perché appena arrivata ho frequentato la scuola materna ed ero con altri bambini italiani, praticamente ero l'unica straniera nella scuola materna e ho imparato l'italiano così. Quindi già alla prima elementare non sentiva difficoltà rispetto agli altri? No, no. Liscia? Sì. Liscia grazie ai compagni dell'asilo? Sì. Cota, onorevole Cota... Mi viene da rubare la battuta alla dottoressa Chiereme, perché la mattina che leggevo alle 7:30-8 il giornale mercoledì scorso, dopo l'approvazione della vostra mozione alla Camera, con quel titolo
classi per bambini immigrati, il mio Giacomino, che frequenta la quarta elementare, il cui migliore amico è un peruviano, tra parentesi, mi ha detto: ma papà, se non parlano con noi, come fanno a imparare l'italiano? Mi sembra che sia un po' l'argomento proposto dalla dottoressa Chiereme. Sì, devo dire questo. Cominciamo a impostare l'argomento. Allora, qui non è in discussione il fatto che gli studenti stranieri non abbiano la potenzialità di frequentare con profitto i nostri corsi di studio a tutti i livelli. Qui è in discussione la difficoltà che hanno gli studenti stranieri nel frequentare con profitto i nostri corsi. Perché? Perché noi abbiamo un problema gigantesco di integrazione nelle nostre scuole. Perché arrivano studenti stranieri che non conoscono una parola della nostra lingua e non frequentano l'asilo come la dottoressa, e quindi magari si inseriscono in una classe soli, in una classe, diciamo, in una classe di scuola materna, e poi arrivano alla scuola, diciamo, elementare, conoscendo già la nostra lingua. Ma abbiamo situazioni di ragazzi, di bambini stranieri che arrivano all'interno delle classi iscritti soltanto in base all'età anagrafica, senza conoscere una parola della lei nostra ha ragione lingua. Questo è successo a tutti i miei questo figli. Questo è un problema. Mi questo dicono, è un problema certamente gigantesco, un problema di mancata integrazione. Noi con questa mozione ci siamo proposti di risolvere proprio questo problema, e cioè di consentire che gli studenti stranieri, da un lato, una volta entrati nel nostro sistema scolastico, possano apprendere con profitto, da un lato, e dall'altro lato di consentire ai nostri studenti, a suo figlio, che frequenta la quarta elementare, di poter svolgere il normale programma scolastico. Questo perché avviene, devo dire, con buon profitto di tutti. Suo figlio avviene, ma non avviene per tutti, perché noi abbiamo realtà dove nelle classi ci sono il 50-80% di bambini stranieri che non conoscono la nostra lingua, e gli insegnanti, per quanto bravi che siano, non riescono a portare avanti il programma scolastico. Allora che cosa si realizza? Si realizza il ghetto, proprio quello che proditoriamente e strumentalmente alcuni hanno invocato criticando la mozione e criticando la nostra proposta, che invece è una proposta di buon senso, perché noi diciamo due cose. No, io la fermo perché la sua proposta la illustreremo con una scheda. Non c'è dubbio che lei pone un problema serio, certo. Nessuno lo potrebbe negare. Il dilemma che stasera all'Infedele vogliamo affrontare in presenza di numerosi insegnanti, presidi, genitori, non li presento uno a uno, ma vengono da Brescia, da Prato, sto citando realtà a forte presenza di lavoratori e di famiglie emigrate, Genova, Milano naturalmente. È in quei mesi decisivi dell'ingresso nella classe con gli altri bambini italiani che avviene poi effettivamente l'apprendimento, e se devo dare retta ai miei figli, tutti hanno avuto bambini che il 15 settembre non sapevano una parola di italiano e che a Natale invece andavano, viaggiavano già, o se invece questa preparazione debba avvenire prima e fuori. Voglio ancora presentare, prima di mandare la scheda sulla mozione che avete approvato, Sandro Veronesi, uno scrittore di quelli veri e di quelli seri che onorano il nostro paese, ma anche un genitore. Di quanti Buonasera. Figli? Di tre. Tre figli a Prato, per l'appunto, realtà a forte immigrazione, in particolare cinese, se non sbaglio, che quindi affronta quotidianamente questo problema. Del resto da Prato è venuta a trovarci anche una preside che è Laura Papini della scuola Mascagni.